Ben ritrovati, nuovo spazio di TRM Network, questa volta su temi assolutamente di carattere religioso. Andiamo a Viggiano, in provincia di Potenza, per i festeggiamenti in onore della Madonna di Viggiano, la Sacra Regina della Basilicata. Sapete, ci sono festeggiamenti sia a maggio sia a settembre. Per spiegarci questi dettagli, questi particolari, queste differenze, sul posto c'è Filippo Olivieri in compagnia di qualche ospite. Intanto diamo la linea, ben trovato Filippo. Sì, lo sento, lo sento. Ringraziamo Francesco Giusto, prendiamo la linea in diretta dal comune di Viggiano, provincia di Potenza, per raccontarvi in questo spazio di diretta quello che accadrà oggi e domani in questo meraviglioso comune, appunto, della Basilicata, dove si celebra il culto della Madonna di Viggiano. Come ben sappiamo, il culto della Madonna di Viggiano vive due momenti particolarmente intensi durante l'anno. La prima domenica di maggio, appunto domani, in questo caso 7 maggio, c'è la salita al monte del simulacro della Madonna, mentre la prima domenica di settembre si vive, diciamo così, il percorso al contrario, la discesa dal Sacro Monte fino qui in paese. Questo è un po' quello che vorremmo raccontarvi in questo spazio di diretta. Io lo faccio in compagnia del professor Nicola Spina, docente di latino e greco, ma soprattutto conoscitore dei riti religiosi del posto. Ben trovato, professore. Buonasera a tutti e ben trovati a voi e buona festa innanzitutto. Dove ci troviamo? Ci troviamo esattamente di fronte alla Basilica, nel cuore del centro di Viggiano, dove è custodita l'icona della Vergine, appunto, questa icona olivastra. Perché ha questo colore, professore? Beh, certamente i culti delle Madonne Nere nel sud Italia, ma anche possiamo dire quasi in tutta l'Europa occidentale, sono abbastanza famosi. Basti pensare per esempio alla Madonna di Loreto, che ha una carnagione molto scura. Il culto delle Madonne Nere certamente è bizantino, è d'origine bizantina, e sappiamo che nel VII-VIII secolo dopo Cristo l'imperatore Leone III l'Isaurico iniziò questa lotta iconoclasta di distruzione delle immagini sacre per, diciamo, rubare quelli che erano i tesori dei monasteri e dei conventi in Oriente, e molti monaci greci trovarono rifugio durante la famosa diaspora dei greci nel sud Italia, e probabilmente sono arrivati anche qui in Basilicata. Se voi pensate, la più famosa Madonna di Tindari della Sicilia è una statua che ha anche delle caratteristiche molto simili a quelle della Madonna di Viggiano. Probabilmente la statua che per noi viggianesi, per noi lucani, è stata miracolosamente trovata, prodigiosamente ritrovata sul Sacro Monte a 1700 metri, a 12 chilometri di distanza, dove domani ricondurremo appunto il simulacro. Ma avendo noi delle testimonianze archeologiche nella antica città di Grumentum, possiamo sicuramente immaginare che il culto della Madonna Nera nasce lì e poi spostato sulla vetta del Sacro Monte. Ecco, a questo punto io proprio prenderei spunto dall'input che ci ha dato il professor Spina per commentare anche un po', come dire, la ricchezza di quello che vedete attraverso le immagini della nostra telecamera guidata da Giuseppe Giannasio, perché come vi diciamo siamo a Viggiano, nel cuore della Basilicata, di fronte proprio al comune di Viggiano. È ben visibile il sito dove vengono appunto estratti quotidianamente i barili di petrolio, una zona ricca appunto di fossili nel sottosuolo.
un po' oltre vediamo appunto gli scavi di Grumento e poi vediamo lì il Monte Sirino, dove nonostante siamo ormai a inizio maggio c'è ancora della neve in cima. È davvero questa una delle zone più ricche della Basilicata, dove appunto convive un presente economico sicuramente florido e dove vive appunto e convive questa tradizione religiosa così profonda e così radicata. Ecco, volevo focalizzare l'attenzione proprio su questo aspetto appunto. Cosa rappresenta per i vigianesi la salita al monte? La domenica di maggio, la prima domenica di maggio, noi vigianesi la denominiamo la Madonna di Maggio, che è sicuramente la festa più sentita dal punto di vista vigianese perché è più raccolta e ridotta. Infatti gli eventi, le manifestazioni che si celebrano in questi giorni, al di là del novenario di preghiera che introduce alla festa, il giorno di festa è solamente domani, a partire da stasera, quando il simulacro sarà spostato nel cuore di Viggiano. E quello è il simbolo della festa, perché questa statua, che per i lunghi mesi invernali resta quasi un po' in disparte rispetto al centro del paese, questa notte sarà insieme a tutto il suo popolo, che durante tutta la nottata si porterà davanti ai piedi della Madonna per portare i problemi, portare le ansie, portare quello che è il nostro vissuto e affidare alle sue amorevoli protezioni. Quindi la bellezza di questa festa è la genuinità e la purezza della tradizione. Come potete notare, non c'è la bancarella di settembre, non c'è il cantante di settembre, è una festa raccolta ed è il vero cuore di Viggiano. Oltretutto ci raccontava Don Paolo D'Ambrosio, che è il rettore della Basilica Pontificia qui a Viggiano, dove è custodito il simulacro della Vergine, che il rito di maggio è sicuramente più sentito, forse anche perché più faticoso, perché il simulacro della Madonna pesa comunque parecchio, e portarlo a spalla, a piedi, per una salita di circa 12 km fino al santuario in cima, appunto a 1700 metri, rappresenta sicuramente un percorso di ascesi, di fatica, che è anche un po' emblema di quello che è la vita, con i suoi alti, i suoi bassi, i suoi momenti di difficoltà, ma anche le sue gioie, probabilmente quelle gioie che sono più facili da metaforicamente indicare a settembre, con il momento della discesa in cui tutta la regione si ritrova qui a Viggiano. E a proposito di questo riferimento alla comunità regionale, noi sappiamo che la Madonna di Viggiano è patrona della Basilicata, e allora chiederei proprio al nostro operatore Giuseppe Giannasio di inquadrare questi simboli dei 131 comuni della Basilicata, ovviamente in rigoroso ordine alfabetico, se si accetta appunto questo più grande relativo alla città di Potenza, e questo che invece è sulla mia destra, il comune di Matera, al centro il simulacro appunto del comune di Viggiano. Per il resto ci sono 131 simboli dei diversi comuni della Basilicata, appunto perché, come detto, la Madonna di Viggiano è la patrona di questa terra dalle mille ricchezze. A proposito di mille ricchezze, sullo sfondo vedete anche la diga del Pertusiglio, il più grande invaso europeo, fortunatamente quasi stracolmo di acqua, il che ci garantisce una estate tranquilla da un punto di vista dei problemi connessi alla siccità. Professor Spina, il culto della Madonna di Viggiano è un culto molto antico, dicevamo, perde le sue origini nei secoli, però c'è stata, diciamo così, anche una investitura ufficiale da parte di diversi pontefici. Mi piace ricordare quella di Paolo VI nel 1965. Vi leggo testualmente sul mio telefonino una nota in cui appunto è riassunta l'investitura di Papa Paolo VI.
È noto che nel territorio delle diocesi di Potenza e Marsico esiste un tempio sacro, quasi Augusta Regia, carissimo a tutto il popolo della Lucania, dedicato alla Beatissima Madre di Dio Maria Santissima del Sacro Monte di Viggiano. Ivi infatti si trova il simulacro venerando immagini per antichità e bellezza dell'Augusta Vergine reggente il fanciullo Gesù. Tale simulacro, come viene assicurato, fu trovato prodigiosamente indicato dal celeste sul vicinissimo monte, che è tra i più alti del monti della Basilicata. E Maria Santissima, sotto lo stesso titolo dato a lei ed insieme al tempio e al luogo, fu sempre proclamata e venerata come patrona e regina di tutta la regione. Credo che sia, come dire, un testo semplice ma profondamente essenziale. Sì, infatti ci troviamo anche nella nuova piazza dedicata alla regina delle genti lucane. Sì, Paolo VI è uno dei tanti pontefici che hanno fregiato di titoli la nostra Madonna, la nostra regina. Leggevo qualche anno fa su alcuni atti che già Papa Giulio II, Papa della Rovere, siamo in pieno Rinascimento, siamo nel 1500, primi anni del 1500, conosceva la festa della Madonna di Viggiano e probabilmente conosceva bene la pietà popolare che c'era in questo luogo, per poi passare alla incoronazione avvenuta negli anni 90 da parte di Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyła, in occasione della visita in Basilicata. Quindi è vero, sì, la Madonna di Viggiano è la regina della Lucania, ma è anche la regina un po' di tutti quei fedeli che negli anni sono venuti a Viggiano e tornano a Viggiano. Io, da collaboratore con il santuario, specialmente quando faccio l'accoglienza dei pellegrini il sabato a settembre, prima della grande festa, ho avuto modo di conoscere tanti volti che, un po' per curiosità, un po' per sentito dire, poi si sono affezionati a questo piccolo luogo, perché secondo me la specialità della Madonna di Viggiano è la semplicità e la piccolezza. Abbiamo grandi santuari nel mondo, Lourdes, Fatima, dove c'è tanta gente, non possiamo competere con quei numeri, ma forse qui a Viggiano è proprio l'essenzialità della fede che attrae e che permette a tanti di ritornare sempre. Grazie dunque al professor Nicola Spina per il suo prezioso contributo e soprattutto per la sua umana testimonianza. Grazie. Rispetto appunto a questo tema. Prima di chiudere volevo un attimo raccontarvi cosa accadrà tra oggi e domani. Questa sera alle 18:30, quindi praticamente fra poco più di 30 minuti, ci sarà la celebrazione eucaristica qui nella chiesa dove è custodito il simulacro, presieduta da Monsignor Salvatore Ligorio, arcivescovo di Potenza. Dopodiché in serata ci sarà una piccola processione che sposterà questo simulacro da questa chiesa nella chiesa di San Sebastiano, dove domattina, prima domenica di maggio, domenica 7 maggio alle ore 6 del mattino, quindi all'alba, ci sarà una celebrazione eucaristica, dopodiché la comunità saluterà il simulacro della Vergine e inizierà questo lungo, faticoso ma intenso cammino verso il Sacro Monte, una salita di 12 chilometri, l'arrivo è previsto per le ore 13:30, quindi si parla di 5 ore e mezzo di cammino faticoso, ma sarà un cammino spiritualmente molto intenso, un cammino di preghiera in cui ovviamente ciascuno offrirà le proprie intenzioni alla Vergine e a noi piacerà affidare, diciamo così, un po' il destino e le sorti di questa nostra meravigliosa terra che è la Basilicata. E allora da Viggiano è tutto, posso restituire a voi la linea.